Salve a tutti e benvenuti qui su StockDroid. Allora, eccolo qua il gadgettino molto interessante che andremo a vedere oggi, ma prima voglio spezzare una lancia, in questo caso una lancia Y. Se volete disiscrivervi c'è il testo qua sotto, tranquilli. Voglio spezzare una lancia a favore di queste cuffie, non so se ve le ricordate, le abbiamo recensite molto recentemente, sempre della Blitzwolf, e sono cuffie True Wireless. Proprio due parole vi voglio dire, non so se avete letto i post recenti che abbiamo pubblicato un po' dappertutto, ma in pratica io, per esempio, sono sempre stato abituato ad avere i padiglioni, i gommini, insomma, i più piccoli in assoluto per le mie orecchie, mi sono sempre trovato bene così, tant'è che ho fatto la stessa cosa in queste cuffie. In realtà, un giorno, completamente a caso, ho scoperto che sfracassandomi l'orecchio, praticamente spingendo più forte del dovuto la cuffia dentro l'orecchio, ho cominciato a sentire i bassi. Ma molto di più, cioè, erano praticamente l'aspetto che più abbiamo criticato in assoluto di queste cuffie, perché sembravano veramente assenti, e invece no, era tutta una burla, erano solo timidi ad uscire, perché in realtà, cosa ho fatto? Ho preso i gommini più grossi, ce li ho messi, cosa che non ho mai fatto in nessun'altra cuffia che ho avuto nella mia vita, ma evidentemente in queste cuffie stanno meglio, suonano meglio, insomma si adattano meglio al mio orecchio con i più grossi in assoluto, tant'è che ho cominciato a sentire veramente molto meglio i bassi, e quindi tutto sommato io alla fine mi sento anche di consigliarvele, perché dopo tutto nell'uso quotidiano ci stanno, hanno anche qualche plus non da poco, insomma il microfono, la possibilità di chiamare, di richiamare Google Assistant, veramente una cosa molto comoda, poi insomma le apri, le tiri fuori, si accendono, si spengono automaticamente, insomma molto carine. Ok, non saranno proprio il top del top, ma alla fine ci stanno, per il prezzo soprattutto a cui vengono proposte. Con il nostro codice sconto le pagate ancora meno, quindi dai, almeno io le ho rivalutate, ci stanno. Ma andiamo al dunque, ecco il gadget di oggi, veramente molto molto interessante, questo tripiede flessibile, e fidatevi, è molto più utile di quanto si possa pensare, cioè a vederlo uno dice, vabbè. E invece no, fidatevi che quando ce l'avete forse non riuscirete più a farne a meno. E a me sti gesti però magari un pochino più contenuti, grazie. Se siete persona a cui piace, che ne so, vloggare, fare video in giro, foto, timelapse, un po' ovunque, però vi secca portarvi dietro un cavalletto che è ingombrante, che dopo balottas. Scendono le palle! E avete anche sempre il terrore di non sapere dove mettere videocamera, smartphone, insomma, quel che volete utilizzare, beh, con questo veramente risolvete ogni vostro problema, perché lo agganciate, lo aggrappate proprio ovunque, sui pali, in giro, insomma, veramente dappertutto, lo potete adattare ad ogni situazione. Questo è un koala. A tutti gli effetti è un koala, si aggrappa, tu ce lo vedete, ma guardate la somiglianza, questo è un koala. Le gambe sono gommate, per cui non scivola nemmeno, una volta che l'avete fissato, se siete stati bravi a fissarlo bene, veramente non si schioda in nessun modo, potete appoggiarci sopra anche un peso non indifferente, quindi veramente un'ottima cosa. In cima c'è una vite classica da un quarto, quindi ci potete attaccare tutto quello che volete, smartphone, videocamere, action cam. Ho nominato queste tre cose perché veramente ci sono già in confezione tutti gli accessori necessari per collegare questi tipi di dispositivi, quindi veramente anche la confezione è molto ben fornita. Pensate che c'è, oltre a questo, anche un telecomandino per scattare foto, insomma, da remoto, e addirittura una batteria di ricambio per il telecomando, quindi veramente sono stati molto bravi a rendere tutto quanto molto completo. Ovviamente svitando la manopola che sta sotto la vite potete correggere l'inclinazione, l'angolazione, e per correggere l'inquadratura quando voi l'aggrappate un palo potete sempre correggerlo abbastanza. E quindi niente, non è che ci sia molto altro da dire, semplicemente vi posso fare qualche esempio di utilizzo. Che ne so, io per esempio l'ho aggrappato al letto, alla sedia, l'ho addirittura aggrappato al lampadario, cioè per dire, ovviamente poi dipende da che mobili avete, da dove lo volete attaccare, però questo è per farvi capire che veramente si può adattare a tutto. Pensate, anche se non è il suo utilizzo, io l'ho aggrappato anche alla tastiera del letto e praticamente l'ho usato come palo per sostenere il telefono sopra la testa finché sono sdraiato a letto, così mi guardo i video per esempio. E quindi è veramente un gadget molto molto flessibile in tutti i sensi, sia fisicamente, o understand fisicamente, e sia concettualmente, perché appunto si adatta veramente ad ogni esigenza. Quindi, una recensione tutta positiva. Signori, era un bel po' che non capitava, però questo è veramente tanta roba. Nell'uso quotidiano può tornare molto molto utile. La devo smettere con sti gesti, meglio che lo metta giù, grazie. Il video di oggi finisce qui. Breve, però sappiate che stiamo già testando in questi giorni e arriverà un video a breve
di una genialata stratosferica. Veramente, stay tuned, state tunati nei prossimi giorni, veramente non perdetevi questa cosa. No, cioè, non vi dico niente, ma no, è una genialata assurda, veramente. Buon bricaggio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.